Signori, buonasera, shalom a tutti. Mi fa veramente piacere, ma questa volta lo dichiaro davanti alle telecamere con dichiarazione veritiera. Siamo veramente numerosi, mi fa molto piacere. Ringrazio tutti quelli che sono venuti, quelli che sono tornati. So che alcuni di voi sono trattenuti da motivi di salute. Faccio tutti auguri di pronta guarigione e che possiamo naturalmente riprendere presto, come si dice, a ritmi compatti, no? Si dice così, giusto? Ecco, la persona che sta alla mia destra, che è un famoso notaio di Milano, mi conferma. Detto questo, e voi non ridete, perché se no mi smontate la trasmissione televisiva. Cosa vuol dire? La scorsa settimana siamo arrivati a trattare in Kiddushin da Flame da Mudalef, naturalmente. Ci siamo occupati, abbiamo già visto una parte nuova della Gemara, che magari riprendiamo un pochino perché la scorsa settimana per varie ragioni l'abbiamo fatta molto in fretta. Ci occupiamo non più del rapporto padre-figlio per quanto riguarda il Talmud Torah, ma del rapporto nonno-nipote. È una cosa molto molto interessante. Voi sapete che è appena passato Tu Bishvat, si comincia a pensare a Pesach. Beh, le signore sono poche, quindi possiamo parlare liberamente, altrimenti si impressionerebbero, naturalmente. E c'è la mitzvah per Pesach di narrare l'uscita dall'Egitto ai propri figli, ma anche ai propri nipoti, perché all'inizio della parasha di Bo è scritto Ulman te saper beosne bincha ulven bincha et asher italalti bemitzrayim. Il versetto dice chiaramente affinché tu racconti a tuo figlio e al figlio di tuo figlio. Cosa ne è della mitzvah del Talmud Torah? Guardate che cosa la Gemara dice qui, per chi, ripeto, per chi era già presente la volta scorsa, una ripetizione, ma ripetita Juvant. Siamo all'ottava riga dall'alto, dopo i due punti, lo vedete? È l'ottava? Sì, mi sembra di sì. Ad Echan Chayav, per chi ha il testo, Ad Echan Chayav Adam Lelamed et Beno Torah. Fino a che punto un uomo è tenuto ad insegnare Torah al proprio figlio? Ad Echan. Cosa significa fino a che punto? Si possono dare di questa domanda due interpretazioni diverse. Fino a dove, letteralmente. Il dove può essere fino a quali argomenti, e il dove può essere anche fino a quali generazioni. Vediamo che la Gemara risponde secondo tutti e due i filoni. Abba Rav Yehuda Abba Shemuel Kegon Zvulun Ben Dan, dice Rav Yehuda al nome di Shemuel, come fece Zevulun Ben Dan. Zevulun Ben Dan, la Gemara lo presenta come un personaggio molto noto, noi non sappiamo assolutamente chi fosse, e Rashi commenta e dice Talmid Sheyabimev, era un discepolo che viveva al loro tempo. Che Gon Zevulun Ben Dan, continua la Gemara, Shelimdo Avi Aviv Mikra Umishna Talmud Alachot Leagadot, che suo nonno, il padre di suo padre, aveva istruito nella Bibbia, nella Mishnah, nel Talmud, nelle Halachot e nei Midrashim. Da questa risposta di Shemuel abbiamo, dicevo, una doppia risposta. Questo Zevulun Ben Dan che è portato qui ad esempio, da chi è stato istruito? Da suo nonno. E quindi impariamo qui che oltre all'importanza di insegnare ai propri figli c'è anche quella di insegnare ai propri nipoti. Che cosa? Quali argomenti? Tutto. Mikra, Mishnah, Talmud, Halachot e Agadot. Manca soltanto la biologia. Di questo ci occuperemo poi più avanti. Ma la fanno oggi? Sì, 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 so che c'è effettivamente una, come si dice, un'altra sessione di studio. Metivei, la Gemara dice, si obietta a questa risposta di Shmuel partendo da un'altra baraita. Limdo Mikra, dice questa baraita, en melamedo Mishnah. Questa fonte è diversa da quella precedente, sulla base della quale si obietta, dice, se gli ha insegnato Bibbia, non occorre che gli insegni Mishnah. Va bene? Ve amarava
מקרא זו תורה. רבה דיצ'ב a questo proposito che la parola מקרא identifica la תורה. רש"י קומנטה ולא נביאים וכתובים. נפורה i נביאים וכתובים, la seconda e la terza parte della Bibbia, si riferisce esclusivamente ai cinque libri di Mosè. Che cosa impariamo da questa braita? Che se l'insegnante, poi vedremo di chi si tratta, ha insegnato al ragazzo Torah, nel senso di Chumash, le parashot della settimana, non c'è bisogno che gli insegni Mishnah. E questo è in contrasto con l'esempio di Zevulun ben Dan, che l'altra braita aveva appena portato, dove si diceva che il nonno gli aveva insegnato tutto. Risponde la Gemara per sanare questa contraddizione: Kisvulun ben Dan velo Kisvulun ben Dan. Attenzione, per certi aspetti dobbiamo sì seguire l'esempio di Zevulun ben Dan, per altri aspetti non siamo tenuti a seguire l'esempio di Zevulun ben Dan. Kisvulun ben Dan, siamo tenuti a seguire l'esempio di Zevulun ben Dan, Shelimdoa vi Aviv, nel fatto che è stato istruito da chi? Da suo nonno. Questo è un esempio che dobbiamo seguire. Velo Kisvulun ben Dan, mentre non siamo tenuti a seguire l'esempio di Zevulun ben Dan nell'altro aspetto, de illu hatam mikra mishnah ve talmud halachot ve agadot, perché se Zevulun ben Dan era stato istruito in tutto, Bibbia, Mishnah, Talmud, halachot, midrashim, ve illu acha, mentre qui mikra lebat, è sufficiente che gli si insegni che cosa? Mikra, e abbiamo visto Rashi dice, limita ulteriormente, dice soltanto la Torah, neanche i Nevi'im e i Ketuvim. Che cosa dice qui in sostanza la Gemara? Ci dice che come c'è la mitzvah per il padre di insegnare al figlio, esiste la mitzvah per il nonno di insegnare al nipote. Ma che cosa? Soltanto Torah. Torah si intende i cinque libri di Mosè, la Torah Shebichtav nel senso più stretto del termine, non c'è bisogno che gli si insegni altro. La domanda che io vi faccio è: non c'è bisogno che il nipote insegni altro al nipote, al figlio? Scusate, non c'è bisogno che il nonno insegni altro al nipote oltre alla Torah Shebichtav, o ci si riferisce anche al padre nei confronti del figlio? Questa è la domanda che pone la Gemara qui. Da un lato si dice che si parla del nonno con il nipote, dall'altro si dice che c'è l'obbligo di insegnare solo Torah. Ci si riferisce al nonno o ci si riferisce anche al padre? Capite che c'è una bella differenza. C'è una bella differenza, naturalmente. Se noi leggiamo la Gemara come l'abbiamo fatto, qual è l'impressione? Ci sia il nonno. L'impressione è che ci si riferisca soltanto al nonno. Ma il commento di Rashi dice una cosa diversa. Rashi, commentando le parole della Baraita e nome Lamdo Mishnah, non c'è bisogno che gli insegni Mishnah, scrive En Chovat Beno Alav Ella Bemikra. L'obbligo nei confronti del figlio non è altro che sulla Bibbia. Mikan ve'elach yelamed hu le'atzmo. Da qui in poi il figlio è tenuto a istruire se stesso. Cosa ci fa capire Rashi? Che l'obbligo limitato alla Torah non riguarda solo il nonno ma anche il padre, perché Rashi dice non parla più di ben benò come faceva la Gemara, ma parla di benò. Come la mettiamo? Possiamo davvero sostenere che il padre ha l'obbligo di insegnare solo Torah Shebichtav al proprio figlio e non Torah Shebealpe? È molto strana la cosa, no? Guardate che cosa dice il Rambam. Come il Rambam pasca la questione del Chod Talmud Torah Perek Aleph Alacha Bet, dice così: Keshem Shechayav Adam Lelamedet Beno, come un uomo è tenuto a insegnare a suo figlio,
כך הוא חייב ללמד את בן בנו. Così uno ha tenuto ad insegnare al proprio nipote, o più esattamente al figlio di suo figlio. Fin qui è tutto chiaro, anche per chi non ha il testo, io spero di riuscire comunque a comunicare. Scende Emar, perché c'è un versetto che la Gemara citerà successivamente che dice Deodatam levanecha velivnei vanecha. È un verso del libro di Devarim che dice li farai conoscere, le mitzvot, ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. È un po' parallelo a quello che dicevamo all'inizio della Yetziat Mitzrayim. Aggiunge il Rambam, velo beno uven beno bilvad, l'obbligo non riguarda soltanto il proprio figlio e il figlio del proprio figlio, è la mitzvah al kol chacham ve chacham Israel, bensì c'è un obbligo incombente su ogni chacham in Israele, ללמד את התלמידים, אף על פי שאינן בנה, di insegnare agli scolari, ai discepoli, anche se non sono i suoi figli, שנאמר ושיננתם לבניך. Perché è detto, פסוק dello Shema che tutti noi conosciamo, li insegnerai ai tuoi figli, מפי השמועה למדו בניך אלו תלמידיך. E l'interpretazione tradizionale di בניך, qui i tuoi figli, si intende i tuoi discepoli. שהתלמידים קרואים בנים, perché ci sono dei versetti del Tanakh dai quali impariamo che i תלמידים, i discepoli, sono chiamati figli, come il versetto in Melachim Bet, dove si parla dei Bnei Hanevi'im, ויצאו בני הנביאים, uscirono i figli dei profeti. Cosa vuol dire i figli dei profeti? Vuol dire i תלמידים dei profeti. אלו שהם מבקשים להתנבא, הם הנקראים בני הנביאים, dice il Rambam da un'altra parte. אם כן, e se allora c'è l'obbligo di insegnare a qualsiasi ragazzo in Israele, למה נצטווה על בנו ובן בנו? Perché abbiamo una mitzvah particolare di insegnare al figlio, al nostro figlio e al figlio del nostro figlio. להקדים בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חברו. Per dare la precedenza al figlio rispetto al nipote e al nipote rispetto al figlio di altri. Questo in cui Rambam, il Kesef Mishneh, che è il commento di Rabbi Yosef Karo al Rambam, aggiunge De chavanat rabenu latet shnei hevdelim ben beno leven chavero. Secondo Rambam ci sono due differenze fra il proprio figlio e il figlio di un'altra persona. Echad divno kodem. La prima, che il nostro figlio ha la precedenza evidentemente su ogni altro. Uved divno chayav liskor lo melamed im hu eno yachol. Aval ben chavero eno chayav liskor lo melamed dedavka betorach gufo nitchayev aval lo beotzaat mamono. La seconda differenza è che in caso per istruire mio figlio io devo essere disposto a pagare un insegnante, se non sono in grado di essere io il suo maestro. Mentre se si tratta del figlio di un altro, io non sono assolutamente tenuto a pagare per la sua istruzione, sono tenuto a istruirlo io se sono in grado di fargli da maestro, ma non di pagare un altro maestro per lui, evidentemente. Ve'efshar dilta'at rabenu, גם לבן בנו חייב לזכור מלמד. Ed è possibile che secondo il Rambam anche per il figlio del proprio figlio bisogna לזכור מלמד, pagare eventualmente un insegnante, cioè non solo il padre ma anche il nonno, in contrapposizione con l'istruzione dei figli degli altri che noi siamo tenuti a dare loro soltanto se possiamo noi insegnare personalmente, ma non pagare per darlo a un insegnante, ci pensi il loro padre o il loro nonno. ויש מהאחרונים שכתב שאם האב קיים אין אבי האב חייב לזכור לו מלמד. A questo punto qual è il rapporto fra il padre e il nonno nell'istruzione del ragazzo? Se il padre vive, il padre del padre non è tenuto a pagare un insegnante affilo im en la ben mamon, anche se suo figlio non ha i soldi per farlo, perché se kol hakarov hakarov kodem, perché man mano che siamo più vicini di parentela abbiamo la precedenza negli obblighi.
ואור קטר הכסף משנה וזה לשונו, בן בן בנו. כסף משנה, סיפון אגוסטו פונטו, אנגל פרובלמה, נון סולו דל פאר אל נונו, מה אמנטואלמנטה אנגל דל ביזנונו. Ci sono le famiglie in cui ci si sposa molto presto, c'è anche l'eventualità di poter avere il privilegio non solo di educare i propri nipoti, ma anche i propri pronipoti. E lì pashut, de kodem level chavero, mi sembra, dice il Kesef Mishneh chiaro, che il pronipote ha comunque la presenza sul figlio di altri, nenaka ben beno ve uadin level ben beno, perché quando la Gemara o le fonti parlano del nipote, dicono la stessa cosa a proposito del pronipote, chiaramente. Aval e nome da Berklal bischirut melamed le inianze. La differenza è che per il bisnonno non c'è nessun obbligo di pagare un insegnante per il pronipote. Se è in grado di insegnare al pronipote, il pronipote avrà nei suoi confronti la precedenza su quello di qualsiasi altra persona fuori dalla famiglia. Va bene? Che cosa emerge da questo quadro? Che cosa possiamo dire? Quello che il Rambam ci dice è che anzitutto vi è l'obbligo del padre di insegnare al proprio figlio. Se non è in grado personalmente, deve procurargli un insegnante eventualmente a pagamento. Va bene? Anche il nonno nei confronti del nipote ha l'obbligo di insegnare o di procurare un insegnante a pagamento al nipote, ma quest'ultimo caso si riferisce solo al caso in cui il padre non ci sia. Con la karov kodem, il padre nel pagare, diciamo così, ha un obbligo maggiore rispetto al nonno. Il nonno interviene solo se il padre non c'è. Il bisnonno ha l'obbligo di insegnare, ma non di pagare affatto un insegnante per il pronipote. A questo punto, che differenza c'è fra il pronipote e il figlio di chiunque altro, per il quale nessuno ha l'obbligo di pagare un insegnante se non suo padre o suo nonno? La differenza sta solo nella precedenza. Il bisnonno ha l'obbligo preferenziale di insegnare al proprio pronipote e poi eventualmente ai figli degli altri. Però l'obbligo di pagare un insegnante riguarda soltanto il padre e il nonno se il padre non c'è. È chiaro? Questo è il quadro che emerge dallo studio del Rambam che abbiamo appena fatto. Posso dire una cosa? Prego. Da quello che emerge non è solamente una questione di precedenza che è chiara e che anche vale per altri mitzvot, ma credo che non abbia precedenti il fatto che venga preso in considerazione, anche seppur per escludere, la possibilità che uno abbia l'obbligo veramente anche nei confronti del figlio di qualcun altro. Cioè, io non conosco nessun'altra mezz'ora in cui viene presa in considerazione accendi le candele, poi fai preoccupati pure che a casa tua del tuo vicino, del tuo coso, al piano di accendere le candele di Shabbat o qualsiasi altra. Di questo argomento, questo è un argomento che abbiamo già affrontato, rispondendo alla domanda perché nella Gemara a proposito al Muttorah non si parla del Beddin. Beddin, a differenza della Milà, ricordate che avevamo fatto tutto un discorso su questo. La Milà è una mitzvah fondamentale, il Talmud Torah è una mitzvah fondamentale, perché nella Milà si fa intervenire il Beddin se il padre non provvede, e qui non si parla di Beddin. La risposta che abbiamo visto è che il Talmud Torah è una mitzvah universale. Ogni uomo in Israele ha l'obbligo di istruire chiunque. Se solo ne sa di lui, ha l'obbligo di trasmettere le sue conoscenze, per diffondere la Torah in Israele al massimo. Questo penso che risponda alla tua osservazione, alla tua domanda, cioè è veramente un obbligo generale che riguarda ogni singolo ebreo. Se ne so più di altri, ho il dovere di trasmettere queste mie conoscenze, non posso tenermele per me. Perché il popolo di Israele si basa sulla diffusione di queste conoscenze. Poi potrà essere discussione, si potrà essere correzione se ci sono degli errori, beh, questo è già secondario. Il principio è che ciascuno ha il dovere di insegnare, se sa.
Se si tratta invece di pagare un insegnante, ripeto, questo vale soltanto per il padre e per il nonno se il padre non c'è. Non vale neppure per il bisnonno, il quale ha comunque, se sa, la priorità sul proprio pronipote rispetto al figlio di chiunque altro. Però questo obbligo vale soltanto per il Chacham o per qualcuno che sa. Esatto. Per gli altri vale. Esatto. Per l'altro vale esattamente il contrario. Il Rambam dice mitzvah al kol Chacham ve Chacham in Israele la medet a talmidim a fal pisce en albana. Assolutamente. Per gli altri, permettete, sì, per sì, noi sì, è esattamente il contrario. Nel senso che se tu fai un'azione che non obbligatoria, diciamo così, il tuo sahar è minore o non rispetto a quello che sarebbe di un altro che ce l'ha obbligatorio, giusto? Sì. Quindi tendenzialmente dovresti dire io non la devo fare. No, non è questo maggiore quello che è comandato. No, certo, dovresti lasciare assolutamente al Chacham, che ha l'obbligo di farlo, il compito. Quindi il tuo figlio, sì, dopo che l'hai insegnato la Torah, dovresti ritirarti e passarlo al rabbino e guai, non guai, insomma, così, male fai a continuare. Questo, insomma. Intanto la domanda è cosa si intende qui per Chacham. Il Chacham è il rabbino di professione, è il rabbino titolato. Su questo il Rambam non è più preciso di così. Forse per Chacham si intende anche una cosa relativa, per Chacham si intende semplicemente una persona che ne sa più di te. È possibile. Tutte le strade sono aperte, però dal modo con cui noi stiamo leggendo, non solo noi, insomma, qui si leggono queste fonti, l'impressione comunque che qui è, e adesso qui arriviamo a questo punto delicato, che il rabbino qui non sia necessariamente il rabbino di professione. La domanda che questo Rambam pone, quello che abbiamo studiato fornendo questo quadro, io spero che sia sufficientemente chiaro, è se mi viene chiesto di pagare un insegnante, si entra nella delicata questione, non più dal punto di vista del padre o del nonno, ma dal punto di vista dell'insegnante, se si può percepire una paga per l'insegnamento della Torah. Il Rambam è cattivissimo. E qui abbiamo un altro aspetto che è essenziale per capire a fondo la sughia che abbiamo studiato. Perché? Perché la sughia, vi ricordate, distingueva fra Mikra e Mishnah. Ve lo ricordate? Tra Torah Shebichtav e Torah Shebealpe sostanzialmente, poi più avanti avremo modo di approfondire ulteriormente questo tema. Di questo argomento il Rambam per il momento non ha parlato, ha parlato solo della prima risposta, della Gemara, cioè ad Echan, nel senso di fino a quale generazione, giusto? E abbiamo risposto persino fino al bisnonno, ve lo ricordate? Anche se la Gemara non lo nomina espressamente. Quello che l'altro Adechan di cui si è occupata la Gemara e sulla quale non ci siamo ancora soffermati è su quali argomenti? Qual è il punto? Signori miei, le Gemara non sono mai isolate. Non possiamo studiare la Gemara in Kiddushi a questo punto senza tener conto di altre Gemara. Essenzialmente due. La prima Gemara, della quale vi parlo a voce, è una Gemara in Nedarim da Flamed Zayin Amud Alef, dove si parla del sahar degli insegnanti. Cosa dice lì la Gemara? Afilu bemakom shenotlin sahar ala mikra שווה למשקל על המדרש, אפילו במקום שנותנים שכר, עולה תומאלה, על המקרא שווה למשקל, על המדרש לא שווה למשקל. Anche dove si prende שכר per l'insegnamento, la Gemara gli dice che è permesso prendere שכר, essere pagati, solo per insegnare Mikra, ma non per insegnare Midrash. Mikra abbiamo già visto dalla nostra Gemara che cosa significa, si intende la Torah Shebichtav, per Midrash si intende, come da noi si diceva Mishnah, si intende genericamente la Torah Shebichtav.
Alpe. E qui la Gemara in Nedarim fa una grossa distinzione. Si può farsi pagare per l'insegnamento della Torah Shebichtav, non per l'insegnamento della Torah Shebealpe. Per quale motivo? וכן פסק הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה ז', היה מנהג המדינה לקח מלמד התינוקות שכר, נותן לו שכרו וחייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה, אבל תורה שבעל פה אסור ללמדה בשכר, שנאמר ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווה לי השם אלוקיי, מה אני בחינם לימדתי אף אתם בחינם. Questo ragazzi, signori, è un importante derashas, un altro pasuk del libro di Devarim, dove Moshe Rabbeinu dice al popolo: guarda, io vi ho insegnato leggi e statuti come il Signore mio Dio mi ha comandato. Fin qui il pasuk. La Gemara dice: come io ve li ho insegnati gratis, anche voi li insegnerete gratis. A cosa ci si riferisce? A Chukim Mishpatim. Cosa vuol dire Chukim Mishpatim? Torah Shebe'alpe. Lo mazza mi sheyelamedo bechilam. Vabbè, questa è un'altra questione. Yelamed besachar sheneemar emet kene, yachol yelamed la'achayim bechinam, tadmud domam ve'al tibko. הלמדת שאסור לו ללמד בשכר אף על פי שלימדו רבו בשכר. ובנה? A questo punto la domanda è: perché la Torah שבעל פה non può essere pagata, mentre per la Torah שבכתב si può pagare l'insegnante? Cosa si intende per la Torah שבכתב? L'insegnamento della Torah שבכתב? Questo non l'abbiamo detto, l'abbiamo accennato. Per esempio, probabilmente, adesso lo vedremo, è quello che si intende oggi insegnamento del Bar Mitzvah. Come l'insegnamento del Bar Mitzvah? Insegnare ai ragazzi a leggere la Torah, il Chumash, la Parasha, con i Teamim. Non solo con la lettura, ma anche con la cantilena. E in questo modo la memorizzano. Perché per questa attività è lecito prendere un Sahar? La Gemara fornisce lì due motivazioni. Rav amar sechar limud, שמשמרין התינוקות שלא יתבטלו מלימודיו, דקטנים מלמדים מקרא ולא תינוקות, ולא הגדולים, דור רבי עשר, ולא הגדולים. Rav diceva che il motivo è che in realtà non si tratta di una paga per l'insegnamento della Torah, ma si tratta di una paga per la disciplina, perché il melamed tinokot deve, cosa deve fare? L'insegnante elementare, come lo chiamiamo noi oggi, che compito ha soprattutto quello di tenere disciplinati i ragazzi, più ancora che di trasmettere delle grandi nozioni. Si dice per la... Siccome lo sforzo di un insegnante elementare è... La Torah Shebichtav si insegna soprattutto ai bambini piccoli, richiede uno sforzo di questo genere, questo sforzo non è propriamente l'insegnamento della Torah e quindi può essere pagato, può essere oggetto di valutazione. Rabbi Yochanan amar sechar pisuk teamim. Rabbi Yochanan dà un'altra spiegazione, dice che l'insegnante elementare che insegna la Torah Shebichtav ai bambini viene pagato per il fatto di insegnare a questi bambini a leggere la parasha con la cantilena giusta, con i teami giusti, dell'Avdeo Aitaninu, e questo non è propriamente Torah. Non è Torah mina Torah. I teamim sono un'istituzione dei nostri maestri. Va bene? Questa è la Gemara in Nedarim. Cosa dice in sostanza la Gemara in Nedarim? Vi assumiamo che si può pagare un insegnante solo per l'insegnamento della Torah Shebichtav ai bambini, ma non per la Torah Shebealpe, perché per la Torah Shebealpe vale il vincolo ma ani bechinam afatem bechinam, come io diceva Moshe vi ho insegnato le mitzvot gratis, a gratis, anche voi lo dovrete fare a gratis.
perché viceversa la Torah Shebichtav si può insegnare a pagamento, o perché in realtà si tratta di un insegnante elementare che è soprattutto impegnato nel tenere la disciplina dei bambini, o perché si tratta di insegnare ai bambini i teramim della parasha e questi non sono propriamente l'insegnamento della Torah. Fin qui la Gemara in Nedavim. C'è un'altra Gemara, vi anticipavo prima, questa volta in Ketubot Daf Kuf Vav Amud Aleph, dove si dice, sulla, c'è anche nello Yerushalmi, eccetera, eccetera, che in realtà, quando si dice che Ala Midrash lo Sharet Mishkal Sachar, che non si può prendere un Sachar per l'insegnamento della Torah Shebealpeh, Hanemile Sechar Limud, Aval Agar Batala Share. Se si tratta di pagare materialmente gli insegnamenti di Torah Shebealpeh ricevuti, è certamente proibito. Ma anche gli insegnanti di Torah Shebealpeh in realtà possono essere pagati per che cosa? Per quello che si chiama Agar Batala o Sechar Batala. Per il guadagno risarcibili per il guadagno mancato dal fatto di aver scelto l'insegnamento al posto di un'altra professione più redditizia. Questo, dice la Gemara in Ketubot, va riconosciuto anche a loro. E da dove lo si impara? Da dove lo si impara? Attenzione! Melamdei ilchot shchita והלכות קניצה נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. שבת כביינה, לג'אמו לפרשה די, בראבו, מנה סקונדו ספר, ויאנונצ'ו ג'א, כקומינצ'ו ג'א לארבע פרשיות, כוינדי לג'אמו לפרשה די שקלים. כוזה לפרשה די שקלים, sono i primi versetti della parasha di Kitisa, che noi leggiamo questo Shabbat se vuole nel secondo sefer, per quale motivo? Perché in questo Shabbat si annuncia, a Dio piacendo, Rosh Chodesh Adar, udite, udite, Mishenichnas Adar, Mesimcha, ma non è questo l'argomento. L'argomento è che a partire dal primo di Nisan, cioè dal mese prossimo, i korbanot del Beit HaMikdash dovevano essere offerti con il nuovo gettito di denaro. Dovete sapere che i korbanot Tzibur dovevano essere pagati gli animali che venivano sacrificati a nome di tutto quanto il popolo di Israele. E come venivano pagati? Venivano pagati dal mezzo shekel che ogni anno tutti i maschi del popolo di Israele erano tenuti a versare alla lishka del Beit HaMikdash. Esisteva un erario del Beit HaMikdash che raccoglieva i mezzi shekalim da tutti i cittadini del popolo ebraico. Questi soldi dovevano essere incamerati entro, teoricamente, penso la cosa è molto più complicata di così, entro il primo di Nisan, perché dal primo di Nisan cominciava il nuovo calendario. Per far ciò si allestivano i cambi a valute, insomma le casse che in giro per il paese raccoglievano questi mezzi shekalim, lavoravano tutto il mese di Adar. C'è chi dice tutto il mese di Adar, c'è chi dice soltanto a partire dalla metà del mese. In ogni caso, signori miei, l'annuncio pubblico degli della raccolta degli shekalim veniva fatto, e tuttora la cosa avviene così, lo Shabbat che precede lo Chodesh Adar, in maniera da avere poi un mese di tempo per raccogliere tutti questi soldi. Perché vi ho raccontato tutto questo? Non solo perché è Ignanà de Yomà, ma anche perché dalla terumata all'ishka non si pagavano, non si attingevano i soldi solo per pagare gli animali da sacrificare, ma anche per pagare il personale del Beit HaMikdash. Ah, voi mi direte, ma come? I Kohanim e i Levim non lavoravano gratis? Certo lavoravano gratis, ma nel Beit HaMikdash non erano impiegati solo loro. Esistevano anche dei quadri nel Beit HaMikdash. Cosa vuol dire dei quadri? Degli esperti che non erano necessariamente Kohanim e Levim e si facevano pagare per le loro prestazioni. Chi erano questi esperti? Persone che andavano a insegnare ai Kohanim, ai Levim, a chi è?
Per esempio, come si sciachta un animale. La shechita, signori miei, è un'arte difficile. Non tutti sono in grado di farlo. E se non c'è nessuno che ha ricevuto l'arte, il Beit HaMikdash rischia la paralisi. O più esattamente, si rischia di non poter più osservare la mitzvah dei korbanot. E lo stesso vale per il Chot Kmitza. Sapete cos'è la Kmitza? Il modo che avevano i Kohanim di prelevare le offerte farinacee dalla padella dove venivano bruciate per poterle versare sull'altare. A questo scopo veniva utilizzato il quarto dito della mano, l'anulare, che in ebraico si chiama ancora oggi Kmitza. E questo richiedeva evidentemente una tecnica particolare, insieme probabilmente ad altri dettagli sui quali adesso non ci soffermeremo, che richiedevano una certa perizia. E insomma, impara l'arte, mettila da parte, ma bisogna che qualcuno te la insegni. E possiamo immaginare che questi expertise che lavoravano a questo scopo nel Beit HaMikdash, ad un certo punto dicessero, beh, c'è bisogno di noi, riconosceteci qualche cosa. E questo riconoscimento veniva pagato dove? Come? Dalla Trumata Lishka, con gli stessi fondi che servivano per l'acquisto degli animali da sacrificare. Ma Sech Cicali, consulenze d'oro, va bene? Anche il giudice che la sera da qui, giudice, di giudici qui non si parla, attenzione Alberto, questo che la sera di Purim si versa il mezzo shekel. Uno dei motivi per cui sì, uno dei motivi per cui si anticipa così tanto il versamento del mezzo shekel è spiegato in Masech Menila, nel trattato che parla di Purim, dicendo che in questo modo noi versiamo i nostri shekalim in anticipo sugli shekalim che aveva versato Aman per richiedere la distruzione del popolo ebraico. In ricordo di tutto questo, ancora noi oggi, bravissimo, ottimo, la vigilia di Purim, noi versiamo tre volte metà dell'unità di misura monetaria del paese in cui viviamo, cioè 3 volte 50 centesimi di euro, sostanzialmente, a nome di ciascuno dei membri maschi della famiglia. Perché 3 volte? Perché la parola Terumà, in quei versetti che a Dio piacendo leggeremo questo Shabbat nel secondo Sefer, è scritto 3 volte. E lì si parla già, si parla di 3 volte mezzo shekel, eccetera eccetera. Adesso non entro in tutti i dettagli, comunque hai fatto molto bene a ricordare questa halakha. Tornando al nostro argomento, insomma, se questi signori si facevano pagare, e che cosa insegnavano questi expertise? Il Chot Shechita. Il Chot Shechita sono Torah Shebe'al Peh per antonomasia. Lo sapete perché? Dove si parla delle Ilchot Shechita nella Torah Shebichtav? Lo sapete? Nella Parashah di Re'eh è scritto: quando avrai desiderio di mangiare carne, vezavachta, macellerai l'animale, ka'asher tzivitiha, come ti ho comandato. Andate a cercare in tutta la Torah e non trovate queste prescrizioni. Questo significa, questa è una delle prove che esiste fin dall'inizio una Torah Shebe'al Peh. La Torah Shebichtav allude ad argomenti di cui non tratta. E questi argomenti sono nella fattispecie le Ilchot Shechita. Le Ilchot Shechita sono, non solo sono Torah Shebe'al Peh, ma sono il simbolo della Torah Shebe'al Peh. Cosa diceva qui la Gemara in Ketubot? Melamedei Ilchot Shechita e Ilchot Kmitza notlin secharam mitrumat alishka. A questo punto, se queste persone si facevano pagare per insegnare Torah Shebe'al Peh, a questo punto deve diventare permesso a tutti. Con quale motivazione? Che non si paga l'insegnamento, non si pagano le nozioni, perché le nozioni sono la Torah Shebe'al Peh, va bene? Si paga il risarcimento che della rinuncia ad un lavoro proficuo, redditizio, che queste persone fanno pur di insegnare a noi la Torah Shebe'al Peh e garantire nella fattispecie del Beit HaMikdash il suo regolare funzionamento.
Però hanno, hanno già il controversità di Mitzvah di insegnare. Lo so, però evidentemente veniva riconosciuto loro un emolumento economico, insomma. Venifsat le alakha ve shulchan aruch yovedea. A questo punto, tornando all'insegnamento della Torah, c'è da vedere quando questo concetto... Qual è la halakha, sì? C'è da vedere questo concetto economico di costo opportunità, quando è stato di costo opportunità, quando viene fuori in, in Occidente, che non è sicuro. Aspetta, è un argomento interessantissimo. Adesso io pure lo sto trattando per sommi capi. Sicuramente ci sono degli studi piuttosto vasti su questo argomento. È un argomento importante questo qui, è molto, sempre molto attuale evidentemente. La halakha stabilisce nello Shulchan Aruch, attenzione, tornando all'insegnamento della Torah ai nostri figli, Shein efshar le'aviv liskor lo melamed, bli sheditachek lo hasha'a, mitzvah lelamedo mishnah ugmara halachot ve'agadot. Che se, dopo tutto quello che abbiamo detto, che il padre ha il compito di insegnare Torah al proprio figlio, ovvero di procurargli un insegnante a pagamento, si riferisce a che cosa? Solo alla Torah Shebichta. Ma cosa ne diremo sulla Torah Shebeapè? Che se il padre non ha difficoltà economiche, deve pagare un insegnante, e non è in grado di essere lui il maestro, deve pagare un insegnante perché insegna a suo figlio non solo Mikra, ma anche Mishnah, Gemara, Halachot, Agadot. E c'è un'altra, Gemara ancora in Beitza. È il programma della scuola di Soderini. Aspetta, aspetta, non è mica finito, eh. C'è un altro, di quello, anche parleremo, che dice Kol parnasotav shel adam tzuvim lo merosh hashanah. È una Gemara fortissima in Beitza che dice come io faccio a sapere che non mi impoverisco nel tirare fuori tutti questi quattrini, dice, tutta la parnassà, tutto l'income di una persona viene stabilito per lui quando? Fa Rosh Hashanah Yom Kippur. Pensate un po', cioè, signori miei, anche se vi sforzate di guadagnare di più non ci riuscite perché Kadosh Baruch Hu ha stabilito quanto guadagnerete quest'anno, solo che non ve lo ha detto. Non ve lo ha detto. Questo è un problema secondario. Sì, appunto. All'infuori, chutz me hotzaot shabbatot v'yamim tovim v'hotzaat banav l'etalmud Torah. Sheim osif, mosifim lo. Levu alai banai v'ani poream, dice la Gemara lì. All'infuori delle spese che noi affrontiamo per festeggiare degnamente Shabbat e Yom Tov, per comprare l'erbaluce di Caluso che fra poco sarà disponibile sul mercato kasher, un eccezionale, per il kiddush di Shabbat, anche se è un vino bianco, va bene, per hotzaat banav le Talmud Torah e per le spese che dobbiamo affrontare per far sì che i nostri figli ricevano un'educazione di Torah, perché in questo caso più uno spende e più gli viene reso da Kadosh Baruch Hu. La tzedakah? Lì non si parla di, non si parla della tzedakah, no. La tzedakah la tzedakah ha un limite, da un minimo di un decimo del proprio income a un massimo di un quinto. Quindi attenzione, persino la tzedakah ha dei limiti. Non siamo tenuti a spendere all'inverosimile per aiutare gli altri. Quando si tratta però della, come si dice, della, dell'istruzione ebraica dei nostri figli, più uno spende e più Kadosh Baruch Hu gli rende. Questa è la questione. La tzedakah ha dei limiti, certamente. Quindi certamente. Non a tutti gli angoli della strada, adesso non tutti, bisogna andare, bisogna andare. No. Ci sono quattro cose che sono in live shiur. Dopo mi sbaglio. Ti racconto a questo proposito, così alleggeriamo un po' la questione. A proposito della tzedakah, una cosa che mi è capitata qualche anno fa, la racconto a tutti. Ero a Jerusalem d'inverno, durante le vacanze invernali, quando c'è il convegno dei rabbini, ero andato al Kotel. E al Kotel voi sapete che c'è questo fenomeno delle mendicanti, insomma, né? E c'era una signora giovane molto ben vestita con un bel foulard in testa che mi fa tzedakah, tzedakah, tzedakah. E io, vedendo questa figura
signorile, veramente, le ho detto, avumi, le ho detto, per chi? E lei mi fa, almanavi itomi, dice, una vedova con figli, evidentemente parlando di se stessa, ho intuito io. Ho aperto il portafoglio istintivamente e le ho messo in mano una moneta da 5 shekali. Una grossa cifra per una tzedakah al kotel in Israele. 5 shekali. Di solito si danno poche a loro, no? Non so cosa facciate voi, ma il come dice, il perioetz, mi sembra che sotto la voce tzedakah dice che c'è mitzvah di dare possibilmente a tutti, ma non è scritto quanto dobbiamo dare a ciascuno, possiamo anche dare delle cifre molto limitate. Le ho messo in mano una moneta che per l'occasione ritenevo molto grossa e tornando in albergo mi sono domandato per tutta la strada se avevo fatto bene, magari questa mi ha ingannato. E dopo aver dato 5 shekalim a lei, certamente non ho più dato altro ad altre persone che mi tendevano la mano, magari con dei diritti maggiori, ma vatte la pesca. Pioveva a dirotto, sono sceso dall'autobus davanti all'albergo, davanti a me c'era una pozzanghera e nella pozzanghera c'era una banconota da 20 shekalim. Mi sono detto, non solo ho fatto una mitzvah, ma Kadosh Baruch Hu me l'ha pagata subito. Bagnata, ah, ma ce l'ho ancora questa, ce l'ho ancora questa banconota da 20 shekalim. È una piccola cosa, evidentemente. Si è asciugata. Com'è? Asciugata. Il giorno dopo devo occupare. Plastica. Poi quando viene la Hamsin, quello asciuga tutto. Va bene? Per cui. Commosso. Com'è? Commosso. Per cui, tornando al nostro argomento. Va bene? Tornando al nostro argomento. Riassumendo tutto il quadro, cosa possiamo dire? Che quello che dicevamo prima, lo schema che ci mentale che ci siamo fatti prima, riguarda la Torah Shebichtav. Nella Torah Shebichtav il padre ha il dovere di pagare un insegnante e il nonno se il padre non c'è. Il bisnonno ha il dovere di insegnarla, ma non di pagare un insegnante. E in ogni caso il pronipote viene prima del figlio di altre persone. Ma anche per quanto riguarda la Torah Shebe'al Peh, se il padre non è in grado di insegnarla al proprio figlio, evidentemente, nella misura in cui la cosa non lo impoverisca, è comunque tenuto a pagare un insegnante che insegni a suo figlio tutto quanto. Forse il nonno no. Il nonno è tenuto a pagare soltanto un insegnante per la Torah Shebichtav ed eventualmente insegnare la Torah Shebe'al Peh, anzi sicuramente insegnare la Torah Shebe'al Peh al nipote se è in grado di farlo, questo certamente sì. Non è ben chiaro effettivamente se il nonno è tenuto a pagare un insegnante per il nipote anche per la Torah Shebe'al Peh. Dalla nostra sughia che abbiamo studiato prima, sembrerebbe che questo obbligo non ci sia. Che il nonno è tenuto a insegnare Torah Shebe'al Peh al nipote soltanto se è in grado di farlo di persona. Mentre se il padre non c'è, per la Torah Shebichtav è tenuto anche a pagare un insegnante. Questo mi sembra che sia la chiusura del quadro della sughia che abbiamo studiato. Benissimo. Direi che magari penso che qui ci fermiamo oggi, mi sembra che ne abbiamo viste abbastanza. La prossima volta mi impegno a portarvi delle fonti, diciamo così, nuove, in maniera tale che poi continuiamo. Legato a questo argomento, ma a questo punto lo vediamo magari la settimana prossima, c'è il tema se il rabbinato è una professione a pagamento oppure no. Non solo per quello che riguarda l'insegnamento della Torah ai ragazzi a questo punto, ma in generale, e di questo parleremo la prossima volta perché ci sono anche delle fonti italiane su questo argomento. Volevo domandare una cosa. Allora, io direi, abbiamo un Minyan, wow, possiamo dire il Minyan, vede? Sì, abbiamo un Minyan. Vabbè, se avete già fatto,
Se potete, se potete fermarvi 10 minuti. No, volevo domandare una cosa, mi sembra che anche su, per quanto riguarda il pagamento dell'insegnamento, cioè se l'insegnamento retribuito, mi sembra che sia un caso anche notevole in cui viene espresso un principio, però viene contraddetto poi immediatamente sulla base di una realpolitik, cioè certo. Se io non pago nessun insegnante, questi insegnanti faranno altre cose, faranno i commercianti, guadagneranno di più e nessuno insegnerà ai miei figli. È molto interessante questo andamento delle domande. Non conosco altri precedenti di un principio che viene contraddetto immediatamente, viene prima enunciato, dice non si può. Poi... Il principio è quello, poi ci sono gli accomodamenti legati all'importanza della diffusione dell'insegnamento di cui parlavamo prima. C'è poco da fare, certamente realpolitik, l'andamento di queste Gemarot lo dimostra, ovviamente realpolitik, a un certo punto se gli insegnanti devono vivere. La prossima settimana magari ci soffermiamo su questo argomento. E riporto anche una teshuvah molto interessante, se esiste il diritto di sciopero per insegnanti di Torah. Oh. Così facciamo qualche cosa di attualia, come si dice, di attualia. Sta tutto a morire.